Beh, oggi si aprono le scuole, non per i ragazzi, ma per gli insegnanti di prima nomina, non solo, ma per quegli insegnanti o gli insegnanti che sono stati trasferiti, quindi vanno a fare la famosa presa di servizio nell'istituto che hanno scelto dove lavorare. Noi siamo a Nocera, in una scuola di Nocera quanto mai importante, e siamo venuti a parlare con la dirigente per capire come ha funzionato il primo giorno di accoglienza per i docenti, come funzionerà in un prossimo futuro, parliamo di una settimana, 10 giorni, quando verranno i ragazzi, anche perché la tendenza è di avere i ragazzi in presenza e fare lezione in presenza, abbandonando per un attimo la DAD, sperando che non debba più essere utilizzata. Perché la DAD sì è un modo per fare lezione, però la lezione in presenza è un'altra cosa. La presa è stata molto garbata, ci ha accolto come sempre con sorriso sulle labbra, ci ha spiegato com'è andata stamattina. L'inizio di un nuovo anno è sempre emozionante, questo poi è un anno anche particolare perché riprendiamo sperimentando quelle che sono state le condizioni di sicurezza che abbiamo già avuto nel precedente anno scolastico, integrandole con le novità legislative. E questa mattina la sorpresa più bella è stata vedere di come si abbassa l'età media di questa scuola, perché lei ha visto tanti giovani ed effettivamente guardando le età anagrafiche tanti giovanissimi, anche vincitori di concorso, e questo sicuramente è un aspetto bello che esalterà la qualità del lavoro a scuola. Tanti giovani che hanno superato concorsi difficili, tante persone che sono riuscite ad arrivare a lavorare nella loro città o vicino alla loro città, che vengono anche da fuori regione. Abbiamo avuto più di 40 docenti in ingresso stamattina, tra supplenti, titolari, assegnazioni provvisorie, tutto quello che è il mondo della scuola, e devo dire che tutte le operazioni si sono svolte con grande regolarità perché tutti i docenti hanno esibito il loro Green Pass verde. Chi aveva problemi ha esibito il suo tampone negativo, quindi non c'è stata nessuna difficoltà nell'accogliere, nel far entrare a scuola tutti i nuovi, che sicuramente hanno compreso l'importanza, diciamo, della sicurezza e anche della vaccinazione, stando all'interno delle classi con gli alunni. Qualche docente che ha delle problematiche personali troverà altre soluzioni, ma in effetti il lavoro della scuola si svolgerà in maniera assolutamente regolare. Tranquillamente tutti i docenti che avevano avuto le comunicazioni già sul nostro sito della scuola sono arrivati esibendo il loro QR code scaricato in versione cartacea o il tampone negativo per quelle situazioni di impossibilità di vaccinazione, tipo giovani docenti in allattamento o con problematiche personali, e spero che non avremo nessuna contestazione, perché per quanto riguarda il personale storico della scuola so che sicuramente non ci sono casi di questo tipo. Noi abbiamo stabilito, proprio in virtù di un'organizzazione, di lavorare in didattica cioè con le attività a distanza fino al 15 settembre, ma dal 15 settembre tutti in presenza con una regolarità anche di controlli, quindi ci siamo dati un tempo di lavoro su piattaforma per avere la possibilità di non creare problemi, di non avere anche, diciamo, la fatica quotidiana della verifica del Green Pass, per individuare anche chi poi dovrà verificare l'ingresso del Green Pass a scuola, considerato che il Ministero ci dovrebbe dotare di una piattaforma mirata. Per i ragazzi attiveremo le stesse misure di sicurezza del precedente anno scolastico, le entrate scaglionate, l'organizzazione di tutte le entrate possibili della scuola. Noi non siamo tenuti a misurare la temperatura, ma quasi sicuramente partiremo anche con la misurazione della temperatura, avendo sperimentato che è un sistema di controllo che ha funzionato nel precedente anno scolastico. Quindi.